Due coppie gay nella provincia toscana. Da una parte Luigi e Marco, colleghi innamorati da anni, uno dal carattere istintivo e deciso, l'altro più sensibile e cauto. Dall'altra Antonella e Mara, imprenditrice la prima, dipendente la seconda. Una consistente differenza di età che non ha impedito lo scatenarsi di una forte quanto inaspettata passione. Quei quattro e sono fidanzati. Le tue parole non bastano. Tutti e quattro, nel contesto retrogrado e perbenista della cittadina in cui vivono, sono costretti a nascondere i loro sentimenti e le loro inclinazioni. Agli occhi degli altri, infatti, formano due normali coppie eterosessuali. Sì. No, io con lui. Perché io anch'io. Con lui anche te? No, con lei. Ho avuto una paura di te. La loro vita, pur costretta sui binari della menzogna e della simulazione, può proseguire con una relativa tranquillità, fino a quando in entrambe le coppie non si sviluppa, impetuoso quanto impossibile da ignorare, il bisogno della genitorialità. Come poter pensare di adottare e crescere dei bambini quando i quattro sono costretti persino a mentire sul loro status personale? Ovviamente portano la bugia ancora più in là, fino al matrimonio, biglietto da visita che offre una corsia preferenziale per un'eventuale adozione. Ho capito! Una farsa. Mi dichiaro marito e moglie. E allora viva gli sposi! Per il suo esordio alla regia, Graziano Salvadori sceglie di puntare il dito sulle discriminazioni sessuali all'interno della realtà di provincia. Oggi flosce. Facciamo anche noi! Quello no! Te devi aprire gli occhi, apri gli occhi! Oddio! Sarebbe stato facile, però si rivela eccessivamente confuso, con una sceneggiatura episodica e indecisa sul tono da adottare. Pensavo che fosse gay. Un bambino sarebbe bellino, eh? Sarebbe stato facile. Un film di Graziano Salvadori. Al cinema.